Allora, sono qua in SolidWorks e ho trovato un disegno interessante andando in giro su internet, non mi ricordo neanche più dove l'ho trovato. Questo disegno di questa camma della Porsche, di un motore Porsche, penso, così c'era scritto, dopo non so se è vero. Dunque provo ad andare a crearlo in 3D da un disegno, in modo molto approssimato più o meno, nel senso tanto. Tanto per vedere come fare. Dunque, carico sull'immagine, per esempio, andiamo a vedere sul piano superiore, facciamo, ok, mi carico la mia immagine, dunque apro lo schizzo, strumenti dello schizzo e vado a caricare immagini dello schizzo. E dunque camma Porsche, apri, ok? E dunque ho questa camma qua. Naturalmente il mio problema, adesso clicco così e poi vado a, vabbè, non salvo, ok, salverò più avanti, chiudo lo schizzo. Il problema è che non sono sicuro che questa distanza sia 5,083, naturalmente è molto, nel senso, approssimato, più o meno vado d'occhio. Dunque vado a aprire lo schizzo e mi porto qua. Ok, vado a tirare una riga in modo molto approssimato, cioè d'altronde non è che posso fare più di allora, sbagliato. Vado a tirare questa riga qui, ok, più o meno, vediamo, più o meno qua, più o meno così, anche se poi dovrei farla verticale, è anche un po' storto la foto, vabbè, più o meno, ecco, non è che abbia. E dunque questa è 43, 43, andiamo a vedere, anche perché, ripeto, più o meno, nel senso, non è che posso. Dunque mi scrivo 43, 43, lo vedo qui, virgola. 43,20,56,1,9,9,7. Ok, e deve essere 5,83 come si vede qua. Ok, dunque questo la cancello, non mi serve. Andiamo a riprendermi questo, andiamo a bloccare, blocca proporzione importante, dunque andrò a mettere a moltiplicare, cioè moltiplicare per, dunque maius asterisco 5,083 diviso naturalmente siccome deve diventare tutto più piccolo diviso il 40 in pratica una specie di scala potevo anche creare da qui e poi modificare la scala però vabbè si può fare anche in modo diverso se non erro era 43,2056 19,97 e faccio invio. A questo punto è diventata piccola. Ok, chiudo qua. Andiamo semplicemente a controllare un attimo se più o meno ci siamo per non aver fatto una cavolata. Bisogna sempre controllare. E siamo sul 5, ecco, dunque siamo giusti in modo approssimato. E dunque comincio ad andare a disegnarmi la mia cam. Naturalmente questo qua sicuramente è un cerchio. E dunque io vado a approssimare con archi di cerchio, dovrebbe essere corretto, dunque vado più o meno qui e vado a più o meno andare qua, ad occhio, d'altronde cosa devo fare? Dunque comincio ad andare a mettere un diametro, ok, proviamo ad andare a mettere 34, vediamo. Ok, mi si sposta qui, mi si è spostato, vabbè, spostiamo un attimo, intanto l'importante è, nel senso le proporzioni, e dunque qua oggettivamente forse è un po', sono un po' debole, nel senso che andiamo a vedere 35, naturalmente. Cioè, anche come ho preso lì dipende un po', dipende da molti fattori. Oggettivamente 35 mi sembra troppo, perché io preferirei, voglio stare, proviamo 34 e mezzo, 34,5, ok,
qui ci siamo, anche se io, proprio per le dimensioni, per le problematiche, così, io metterei 34, perché così ipoteticamente è più plausibile che abbia messo un numero, dunque mettiamo 34, anche se sono un po' sballato, però d'altronde io penso che sia corretto così. Se no, chiudiamo qui, andiamo a correre di, sono delle ipotesi che faccio, nel senso non è che posso, andiamo, se io vado a mettere blocca proporzioni e se vado, dunque devo rimpicciolire e metto qua 7.4, vediamo. Perché se rimpicciolisco, vediamo, CTRL Q, andiamo a vedere lo schizzo, ok, andiamo a vedere se rimpicciolisco, non è che abbia rimpicciolito, perché questo per me lui dovrebbe star lì, ok? E dunque andiamo a rimpicciolire ancora un attimo, perché naturalmente quella proporzione lì, insomma, proviamo su 76, dunque dovrebbe diventare più piccolino, ok, e dunque dovrebbe a mio avviso essere più plausibile. Andiamo a cliccare qua, naturalmente mi devo spostare con questo, ecco, io starei su questo, starei così. Qua sono, se no dobbiamo andare ancora, se sto sul 34 devo andare ancora a rimpicciolirlo un tantino, perché dovrei spostarlo, se no andiamo qua sulla, se voglio essere sicuro, mi metto così, ok? Tanto per essere sicuro delle mie, che così non vado, non continuo a andare più o meno. E dunque io dovrei andare un pochino più a sinistra. A sinistra facciamo questo qui, facciamo così, ok. Andiamo a dare un valore qui, sì, io direi che ci siamo, dai, insomma, è approssimato 34, perfetto, dai. A mio avviso, perché più non, sopra e sotto, cioè va bene, qui io dico che questo va bene. Ipotizziamo, d'altronde devo ipotizzare, ipotizziamo che sia un 34. Adesso andiamo a, dunque, a mettere un punto cliccando qua, ok, e lo fisso. Ok, e poi vado a mettere un punto qua e lo fisso, ok? Qua e vado a fissarlo. A questo punto, ipoteticamente che sia un arco di cerchio, e dunque vado qua, qua e vado più o meno qua. Ok? Più o meno qua, dunque vado a mettere un raggio, ipotizziamo che sia 14, teniamo sempre il numero, un numero intero, ok? A questo punto io naturalmente, essendo simmetrica, voglio farla a metà, non è che andrò, perché se no dopo con lo schizzo faccio metà e poi farò la specchiatura in 3D. E a questo punto andiamo a mettere un altro arco di cerchio dove prenderò qua. Prenderò questo punto e più o meno sarò qua. Naturalmente questo con questo deve essere tangente, ok, e idem questa con questa deve essere tangente. E dunque ho il mio disegno. Siamo abbastanza, andiamo a vedere più o meno che arco di cerchio è, un 43 e 34, va bene. Adesso vado a trovare più o meno il punto di simmetria, che dovrebbe essere più o meno questo.
Dunque vado dal mio centro e vado a prendere questo, ok? Andiamo a vedere, naturalmente io farò solo perché sennò mi creo molti problemi e basta. Dunque andrò a prendere questo e poi mi vado a ricostruire anche questo qua. Ok, andiamo a vedere più o meno che angolo abbiamo se siamo in simmetria. 31,96 e 31,91, io direi che ci siamo, nel senso che dovrei spostarmi un po' qua, ma più o meno ci siamo. Se vogliamo mettere adesso andare a mettere un 32, perché ok, questo qua probabilmente è un 32, potrei anche farlo, potrei anche fare così. Così ho gli angoli uguali. A questo punto vado a tagliare questo. No, questo sì, però lasciamolo con, mantieni entità da rifilare come geometria da costruzioni, che così ce l'ho. Ah, perché non. Sì, vabbè, ma va bene così. A questo punto, questo qui, tasto destro. Una quota, faccio diventare una quota che comanda, clicco due volte, a questo punto metto 32 e così ho la distanza giusta. Ok, a questo punto questa è, vado a tirarmi l'altra col lineare, ok, naturalmente perché deve essere specchiato questo con questo col lineare e qui vado qui. Ok, a questo punto vado a fare funzione estrusione. Vado a dirgli questo, voglio estrudere questo e voglio estrudere questo. Faccio cieco piano intermedio e clicco qua. Dunque mi sono disegnato andiamo a mostrarlo, la parte, come si dice, la parte simmetrica della cam. A questo punto vado a fare specchiatura, specchia. La faccia di specchiatura è questo e la funzione è questa, l'ho fatta in un colpo solo e dunque questa è la mia cam, ok? Vabbè, c'è questo qui, ma naturalmente essendo specchiatura va bene, ok? Dovrebbe andare bene, essendo beh, se vogliamo vedere la curvatura della cam, possiamo sempre andare a vedere, valutare curvatura, ok, e dunque ha una curvatura uguale, qua si vede, ok, e siamo a posto. Dunque ecco, niente, questo a mio avviso è come si chiama, avendo questo disegno mi sono creato in questo modo un reverse engineering in modo, come si può dire, in modo spannometrico, ok. A me sembra interessante il disegno. Adesso si potrebbe fare andare a vedere di creare poi il cedente in modo approssimato e andare a vedere se questi due valori sono effettivamente a 100 gradi di differenza, ok. O magari poi andare a fare disegnare anche questo in rivoluzione, insomma, se ho tempo lo farò, e andare a fare una simulazione, ecco, potrebbe essere, perché no, interessante. Spero di essere stato chiaro, ci vediamo alla prossima, arrivederci.